Buonasera, benvenuti a otto e mezzo. Buonasera, benvenuto Domenico De Masi, Buonasera. sociologo. E buon pomeriggio a New York, a Federico Rampini, corrispondente per l'America di Repubblica, nonché saggista, l'ultimo eh, libro che ha scritto eh, Federico e che è uscito. Prima di Natale è alla mia sinistra, è un libro edito da Mondadori dove parla molto anche eh, dell'Italia. Eh, allora io vorrei cominciare con te eh, Federico Rampini mh, e con il naufragio della Costa Concordia perché sappiamo che ha avuto una grande eco dappertutto, ma eh, soprattutto negli Stati Uniti e per molte ore, per esempio la notte scorsa il new york times online apriva con l'ormai famosa frase del eh, capitano della del comandante della capitaneria di porto di livorno che diceva a eh, come si chiama schettino eh, la famosa frase torni a bordo azzo. allora cosa ha colpito di più eh, gli americani di tutta questa vicenda federico <coughs> È stata come confermo che è una vicenda seguitissima da tutti i mass media americani, fin dalle prime ore del resto le, le televisioni, le grandi cable news da CNN a Fox hanno dato una copertura enorme, anche perché questo è un paese eh, dove si viaggia molto in crociera, quindi c'era anche il timore per la sorte dei oltre 120 americani a bordo di quella nave del, del gruppo Costa. Eh, e e, e, e quello che ha impressionato di più ancora oggi in prima pagina, per esempio su un tabloid di New York, la foto del comandante Schettino eh, definito The Chicken Captain. Eh, e qui pollo sta, eh, è l'equivalente di quello che in italiano sarebbe il coniglio. Quello che ha colpito di più è la vigliaccheria, è la codardia. Eh, forse nell'immaginario americano non c'è... Uh, non non c'è colpa, non c'è crimine più ripugnante uh, per l'etica che caratterizza gli americani, non c'è uh, crimine o gesto più ripugnante del... Capo che abbandona i passeggeri, del capo che abbandona i suoi, insomma, che scappa da solo per salvare la pelle bandando eh, esclusivamente al proprio particolare. Io voglio ricordare che insomma, questo paese, nell'ultimo decennio, ha avuto alcuni, alcune figure eroiche: sono stati anzitutto i pompieri, i poliziotti che l'11 settembre eh, qui a New York correvano salendo per le scale dei grattacieli delle torri gemelle sapendo che andavano incontro alla morte non scappavano dal rischio di morire ma andavano incontro alla morte per salvare altri cioè l'estremo sacrificio in un atto di generosità che è il culmine di un'etica collettiva eh, un altro gesto più, più recente ma anche quello che rimane è quello del capitano di un aereo che stava Precipitando, che riuscì quel miracoloso, fantastico atterraggio sul fiume Hudson, proprio qua di fronte a, a Manhattan. Eh. Ecco, que queste sono le figure che in, qualche, in cui in qualche modo l'America si riconosce. Quindi, quel gesto di codardia mi salvo da solo e chi se ne frega di quelli che sono rimasti a bordo è una cosa quasi inconcepibile. Eh, professor De Masi, ehm, lei da cosa è stato colpito di più in questa vicenda? Diciamo che l'Italia si è un po' riscattata, mh, forse anche al resto del, del mondo, con il comandante De Falco, che è appunto quello della um, conversazione telefonica che è intima è al è. comandante Schettino di tornare subito. Eh, a bordo e di non abbandonare la sua nave con le oltre 4.000 eh, persone. Ecco, mh, lei cosa l'ha colpita di più e eh, nella cronaca di questi giorni anche lei ehm, vede, intravede due Italie che si confrontano? Ma bisogna dire che la sociologia ci aiuta molto per noi cultori di questa disciplina perché il problema della leadership e dell'organizzazione è un filone eh, fondamentale del, di questa disciplina. Eh, durante il nazismo alcuni grandi studiosi, grandi sociologi eh, tedeschi, Orheimer, Adorno, Likert eh, scapparono in America e eh, naturalmente avevano alle spalle un leader terribile come Hitler e quindi erano presi da questo problema della leadership. Arrivati in America eh, si stupirono dell'opposto. Cioè ebbero l'impressione che questa grande democrazia era una somma di tante piccole dittature, il dittatore padre, il dittatore manager, il dittatore imprenditore, il dittatore pastore protestante e così di seguito. E praticamente impostarono tutti gli studi fondamentali sulla leadership. Eh, uno di questi, Kurt Levin, diceva che i capi possono essere di tre tipi, o democratici se ascoltano i loro collaboratori, o autoritari se impongono le loro decisioni, o laissez-faire un po' come il nostro Schettini, che abbandona tutto a se stesso. Un suo allievo, l'ICERT, disse che ci sono quattro tipi di capi. Il capo autoritario drastico, che impone la decisione, il capo più pericoloso, l'autoritario paternalistico, che impone la decisione ma dice che lo fa per il bene dei suoi dipendenti, e poi il partecipativo, quello che fa partecipare alle decisioni consultando i propri dipendenti collaboratori o quello invece di gruppo che decide insieme a loro naturalmente cambia molto qual la... è il migliore? non c'è perché dipende dalla situazione per mm. esempio in una nave che affonda mm. avere un leader LSFR come questo o anche perfino partecipativo si immagina un aereo che cade una nave che affonda e il comandante che fa una assemblea Beh, per decidere certo. le cose quindi in questo caso ci voleva proprio quello che non c'era c'è un capo Uh, autoritario, cioè che decideva e si prendeva le responsabilità. Meno male che Schettino che in un'intervista dire... aveva detto che lui era autoritario, che una nave. Ma può darsi che i tipico dardi diventino molto autoritarie, eh? perché dipende dalle situazioni. Di solito sono deboli con i forti. La, 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 la telefonata eh, ci mostra un uomo disorientato di fronte al capo che gli dice, ma lei disobbedisce? E dice, no, 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 no. non disobbedisce perché è buio, proprio come i bambini, diciamo. Però guardi. È importante questa figura, come è anche importante la controfigura che subito ci siamo fatti, cioè il capo espiatorio che però ha le sue colpe, e subito l'eroe che deve in qualche modo controbilanciare. Mi sembra un po' infantile sia l'uno che l'altro degli atteggiamenti. Importante qui è la disorganizzazione complessiva di un sistema di 4.000 persone. Questo colpisce il sociologo. Ecco, ma, ma tutta questa storia della eh, Cosa Concordia è una storia di italiani o una storia di uomini, a prescindere dalle latitudini? Diciamo? Ah, si hanno esempi di disorganizzazione in tutto il mondo. Sono stati fatti tanti film sulla disorganizzazione da panico, la disorganizzazione da burocrazia e così di seguito. Qui quello che stupisce è che non è scappato solo lui. Mi pare di aver capito che è scappato tutto lo Stato Maggiore in blocco. Ecco, infatti, infatti, adesso vi vorrei far vedere, Federico, il punto di Paolo Pagliaro perché al comando eh, di quella nave Francesco Schettino non era solo. Sentiamo Paolo Pagliaro. Ma gli altri, gli altri ufficiali presenti sul ponte di comando della Costa Concordia, che cosa facevano mentre Francesco Schettino portava la nave a schiantarsi sugli scogli? È una domanda alla quale risponderanno le indagini della magistratura, ma nel frattempo c'è chi avanza a qualche ipotesi. Il quotidiano digitale L'Inchiesta, forse generalizzando un po', sostiene ad esempio che in Italia è più difficile che altrove dire al capo che sta sbagliando, mentre sarebbe invece vitale che i sottoposti si sentissero liberi di farlo. Jacopo Barigazzi, giornalista che ha lavorato a Newsweek e in altre importanti testate internazionali, ricorda che esiste addirittura un indice che misura questo fattore nelle varie culture. Lo ha costruito anni fa un noto psicologo olandese, Gert Hofstede, incaricato dall'IBM di capire le mentalità dei diversi mercati in cui la multinazionale si trova ad operare. Risulta dunque che tra i grandi paesi è la Cina quello dove è più complicato criticare chi detiene il potere, ma anche l'Italia in questo indice non è messa bene. I paesi in cui è più facile dire al capo che sta sbagliando sono Austria, Israele, Danimarca, Regno Unito e Germania. L'indice messo a punto su richiesta dell'IBM è stato studiato e usato anche per ridurre gli incidenti aerei, pare con successo. La speranza è che la vicenda di Francesco Schettino possa insegnare qualcosa a tutti quei potenti che prediligono gli yes men, a tutti quei capi che mortificano i loro subordinati con un'autorità senza autorevolezza. E naturalmente non stiamo pensando solo alle navi. Professor De Masi, ma quegli ufficiali eh, della Costa Concordia che non si sono ribellati al comandante. Non solo, Lourdes. mi pare che siano scesi in gran parte... Esatto, con lui, perché sono... lui nella telefonata ne cita uno, ma mi pare sì, che parli... Sicuramente due sono scesi al plurale. Quindi hanno certo. una responsabilità È come enorme. E' enorme ovviamente. Bisogna dire che c'è pure un fatto simbolico. Hanno distrutto in una notte l'immagine mitica che noi avevamo del comandante della nave. Da ACAB eh, di, di, di Moby Dick a tutte le figure eroiche che non abbandonano la nave, sono son, son disposti anche a morire, sono gli ultimi a scendere dopo aver salvato tutti e così di seguito. In una notte è stata spazzata, spazzata via di... tutta questa mitologia. Senti, Federico, negli Stati Uniti i leader preferiscono circondarsi di yes men o di collaboratori che, se necessario, contraddicono i loro capi? Beh, dipende, anche qui ci sono, questo è un grande paese, e dal mondo della politica, del governo, fino a quello delle grandi multinazionali privati, private, c'è un po' di tutto. Ci sono dei leader che si circondano di Esmen, altri che invece cercano di premiare, di favorire la creatività al limite dell'insubordinazione. Direi che nel mondo capitalistico, ad esempio americano, eh, le aziende più brillanti, per esempio quelle della, della Silicon Valley, eh, si contraddistinguono per una cultura fortemente eh, premiante dell'autonomia individuale, fino a incoraggiare proprio il genio ribelle, il, il creativo che, che dice sempre, quasi sempre di no, sistematicamente di no ai capi perché ha qualcosa da aggiungere, di originale. Però vorrei tornare un attimo alla tragedia della costa, perché eh, gli americani, eh, che hanno un certo culto della sicurezza, eh, ci tengono molto. Poi anche qui succedono incidenti, non è ancora fresco nella memoria il ricordo della eh, catastrofe ambientale provocata dalla BP nel Golfo del Messico. Gli incidenti succedono, però... Eh, soprattutto nel campo del trasporto civile, quindi aerei e navi, eh, gli americani sanno che in una situazione di emergenza possono saltare i nervi a chiunque. Eh, al di là della vigliaccheria eh, c'è il panico, c'è eh, il momento della, eh, in cui la, la mente viene obnubilata, può accadere. Allora cosa succede? A questo si ovvia in anticipo attraverso eh, l'allenamento, cioè l'addestramento è fondamentale, per questo qui insistevano molto anche nel, nel commentare con sconcerto e, e stupefazione questa vicenda italiana sul poco addestramento ricevuto dall'equipaggio, perché se anche il comandante impazzisce, eh, gli altri devono avere quasi degli automatismi, cioè deve essere stata talmente ripetuta una routine di Comportamenti di riflessi automatici e immediati da adottare in una emergenza, quando è a rischio la vita di 4.000 persone su una nave, che tutto deve funzionare anche se eh, qualche eh, cellula di comando salta o impazzisce, perché tutti gli altri comunque continueranno a ripetere delle manovre di emergenza che sono state studiate e collaudate in tempi normali. E' proprio questo quello che, che è mancato, eh, questa è l'unica cosa che abbiamo eh, sì, capito con certezza. C'è un pizzico di italianità in più forse, nel senso che noi, soprattutto una parte del paese, recalcitra al problema dell'organizzazione. Organizzazione, disciplina e addestramento. Il fatto per esempio che, sì, e, per esempio e, che e pare fosse, fosse frequente questo passaggio fuori rotta, anche l'eroe di cui si è parlato, ma è possibile che in questi mesi non si era mai accorto che una nave usciva dalla rotta, è strano. No? La, la fermo perché devo andare in pubblicità, ma ci rivediamo tra pochi minuti anche perché vi vorrei far vedere anche un crozza sul tema, subito dopo la pubblicità. Allora, professor De Masi, eh, dicevamo durante la pubblicità che no, due fattori eh, hanno molto colpito nella vicenda della Costa Concordia, c'è cioè uno la codardia del comandante Schettino e l'altro eh, fatto che eh, i passeggeri non sono stati presi dal panico. Sì, no? E questo è difficile da spiegare, perché sono stati tenuti in quella situazione che vediamo per due ore. E di solito in una pressione anche fisica di 4.000 persone, tra, tra cui alcuni che non si rintracciavano tra di loro anche con i telefonini, porta a un panico che spesso diventa letale. Si possono schiacciare bambini e così di seguito. Qui c'era molta calma, tutto sommato, fin troppo in, in qualche modo. E io credo perché c'era un'atmosfera eh, precedente di rilassamento. Fosse state in una città dove siamo tutti stressati sarebbe successo una carneficina. Invece in una situazione di rilassamento, in una crociera dove tutti stavano per godere, per stare tranquilli, il passaggio brusco a tutto questo ha comunque conservato la calma necessaria. Sì, Federico Rampini, è abbastanza incredibile no? che i passeggeri fossero rimasti con il, il giubbetto... Eh sì. ecco, li stiamo vedendo con il salvagente senza allarmarsi poi più di tanto no? e la nave poi ha cominciato anche a inclinarsi insomma mh, ci sono stati tanti fattori sì. che avrebbero ehm, come dire, in dovuto indurre forse anche i passeggeri ad allarmarsi di più e invece siccome non è arrivato il grido d'allarme dall'alto, dal comandante sono stati tutti abbastanza tranquilli no? Sì, questo peraltro però è, è una... È una delle accuse che qui vengono rivolte proprio al, al comandante, alla catena di comando di, di, di questa nave, la incredibile attesa, quel ritardo spaventoso, gravissimo nel dare l'allarme. Eh, detto questo, io mi permetto anche di dare un'interpretazione un po' cattiva se vogliamo della calma dei passeggeri, cioè probabilmente i passeggeri hanno sovrastimato l'organizzazione eh, erano convinti di trovarsi in un luogo sicuro e quindi eh, aspettavano abbastanza sereni che avvenissero le cose che dovevano avvenire, cioè si sono fidati. Immagino cioè che chi sale su una nave di quelle dimensioni al giorno d'oggi dia per scontato, perché abbiamo una certa cultura di avversione al rischio, dia, dia per scontato che esistano dei predisposti dei piani di emergenza e quindi affronta un incidente, poi avranno visto anche le luci della costa molto vicine, avranno pensato che non poteva accadere una, una tragedia. Um, io adesso vi vorrei uh, far vedere uh, quello che. Ha detto ieri Maurizio Crozza, no? Perché su questa eh, tragedia c'è chi è eh, riuscito in qualche modo anche a fare una, una riflessione satirica. Vediamo. Ha abbandonato la nave, Giova! Schettino ha abbandonato la nave! L'avete sentita la telefonata tra il capitano della guardia costiera De Falco e Schettino, no? Lei deve salire a bordo e coordinare il salvataggio. Salga a bordo! È buio! È buio! A un certo punto gli ho detto, ma cosa fa? Vuole andare a casa? Eh, se, se fosse possibile. No, ma ragazzi, ma non c'è da ridere, Concordia. Cazzo, Schettino è il perfetto comandante della costa Codardia. La mattina dopo ha preso un taxi, è andato in hotel così tranquillo. E' è andato in hotel con il taxi, sul taxi. Tra l'altro quel giorno ad averlo trovato un taxi è stato l'unico, perché dove cazzo erano i taxi? Ma la domanda è, come ha fatto la Costa Crociere ad assumere un incapace come Schettino? Tu mi dirai, in Parlamento c'è gente come Ciripoti. Ah, è vero, allora è proprio un'abitudine del paese. Ma se Schettino ha commesso un errore disumano, la Costa Crociere ad assumere Schettino ha commesso un errore stra-disumano. Cioè, per quanto una nave possa essere inaffondabile, l'uomo resta per natura inaffidabile, se poi è schettino. Ma guardate che l'Italia è piena di comandanti schettino. Persone incapaci che senza alcun merito risiedono nei posti di comando. Schettino è la perfetta metafora di questo paese. Uno che continua a dire che va tutto bene, mentre la nave affonda, Ricorda qualcuno. Federico Rampini. Allora, in politica è sicuramente eh, più facile dire che tutto va bene mentre la nave sta affondando piuttosto che distribuire eh, sacrifici e scomode verità, no? Ma questo è stato vero solo per la politica italiana? Beh, guardate, io. Eh... Purtroppo sento come terribilmente vere quelle parole di Crozza, nonostante facciano parte della, della satira, è, è una delle prime cose che mi hanno colpito da italiano che vive all'estero, da italiano che vive. In America, New York, e cioè il, eh, il tremendo rischio che questa vicenda della nave Costa diventi, proprio come ha detto Crozza, una metafora del nostro paese. Perché eh, già lo avverto qui negli Stati Uniti, eh, intanto perché la, il personaggio di Schettino purtroppo eh, rievoca immediatamente dei personaggi quasi eterni della. Della commedia italiana, cioè io penso a, a certi personaggi che Alberto Sordi ha incarnato per anni e anni della sua carriera cinematografica: il vigliacco, l'opportunista, il volta gabbana. Ehm, e ricordo, se non vado errato, quel magnifico film di Monicelli, La Grande Guerra. Che è una storia di, di codardia, di vigliaccheria dall'inizio alla fine, con un riscatto solo nel finale. Se ricordo bene, se non sto sbagliando, film: solo davanti al plotone d'esecuzione c'è un momento di dignità dei protagonisti. Ma ecco, eh, tutto quello che si disse di noi per qualche generazione, insomma, dai, dai, dai carri armati di Mussolini che avevano cinque mm. velocità nella marcia indietro per scappare eh, e ritirarsi dal fronte. Eh, è qualcosa di molto triste vedere come una vicenda di questo tipo può in, immediatamente riportare a galla degli stereotipi molto antichi sugli italiani, stereotipi che noi stessi abbiamo alimentato, dai tempi di Guicciardini, la cultura del particolare, l'italiano che bada soltanto al proprio interesse e non è capace di grandi disegni collettivi. Non siamo solo questo, per fortuna c'è. In questo caso specifico il comandante di Falco e, e ci sono tante altre cose positive del nostro Paese che però in questi eventi rischiano di passare in secondo piano. Io eh, mi rendo conto, in questo momento è molto duro dirlo, ma sono cose che sentiamo in particolare noi che viviamo all'estero. In questo momento io temo che qui in America ci siano più eh, telespettatori, più, più americani che conoscono il nome di Schettino che non il nome del nostro nuovo Presidente del Consiglio. Eh, con, con questo mi eh, hai già certo. risposto alla domanda di quanti danni ha fatto all'immagine e alla credibilità del nostro paese questa vicenda, professor De Masi. Ma io dico una cosa: se noi chiediamo per strada qual è la scienza più importante del Novecento, eh, si dice la fisica, la biologia, eccetera. Eh, se chiediamo chi è il più grande scienziato del Novecento, si dirà Einstein, Enrico Fermi, eccetera, nessuno citerà le scienze organizzative. E quei grandissimi scienziati che sono stati Taylor, Ford e tanti altri, perché noi non prendiamo in considerazione l'importanza dell'essere organizzati, dico una parola grossa, scientificamente, comunque razionalmente. Noi in Italia diciamo: soprattutto, soprattutto questo. Perché abbiamo avuto Anche E scienze... poi dobbiamo ricordare che comunque sono stati portati a terra 4.000. Certo, certo, passeggeri, però, no? Però questo notte. passa appunto in secondo piano, mm. in qualche modo. Schettini invece c'è un infantilismo in Schettino, ma c'è anche un infantilismo nel trattare questa vicenda. Noi stiamo facendo un po' di analisi, diciamo sociologica in qualche modo, ma di solito non si fa questo, si fa più gossip su queste cose. Bene, comunque la scienza principale del XX secolo e del XXI, a mio avviso, è la scienza organizzativa. In questa vicenda c'è un comandante chiaramente. Selezionato male, non seguito nel corso successivo perché una persona che si comporta così chissà quante volte ha avuto defianza nel corso di questi anni in momenti ecco, difficili. Ecco ma mi scusi, la interrompo un attimo, ma eh, professor De Masi, quindi è stato scelto male questo comandante, perché non se... era chiaramente all'altezza del compito, male. ma questa non è una malattia tipica italiana, cioè fare Sperti, senatore per, il della, proprio cavallo, della, come della cattiva, si dice nostro, anche deputati. Della cattiva dimestichezza no. con l'organizzazione scientifica. Scelto male, mal seguito dopo. Tra l'altro ho sentito dire questa mattina per radio che Mentre i comandanti degli aerei hanno l'obbligo di visite progressive, di colloqui di anno in anno, nel caso della nave invece questo non c'è, eppure sono 4.000 persone. Sicuramente c'è stata una cattiva eh, supervisione dall'alto, sicuramente c'è stata una cattiva supervisione da parte del, del, delle autorità costiere. L'intera eh, azienda Costa, Crociere, naturalmente ne esce in modo terribile dal punto di vista organizzativo noi in Italia dobbiamo recuperare l'importanza dell'organizzazione uscire dall'idea che il bene e il male tutto il bene e tutto il male dipendano da un protagonista che da una parte è un eroe e dall'altro è, è un demone dietro l'eroe e dietro il demone ci sono delle organizzazioni oggi cioè, giorno e soprattutto esiste siamo, tutto uno spazio intermedio cioè, che è tra quello che consente una che ha noi siamo il popolo che ha inventato la grande organizzazione con il diritto e con l'esercito quindi abbiamo, e poi l'abbiamo ridiscusso con eh, Machiavelli, Guicciardini, citava anche Lampini. Quindi eh, è questo il problema: dobbiamo recuperare l'importanza dell'organizzazione collettiva senza affidarci ogni volta a un salvatore. Federico Rampini, pensando in grande, eh, si parla di sistema paese, no? quando si parla di scienza delle, organizzativa. Che fa capo alla gestione e alla vita di un paese. Sì, beh, qui addirittura eh, oserei dire che qualcuno ha voluto tentare una metafora su un sistema continente. Era il Wall Street Journal di ieri che ha trasformato la tragedia della Costa Crociere in una metafora addirittura della crisi dell'Eurozona, dicendo sembra quasi di vedere il continente intero che affonda senza un comandante a bordo. Eh, questo è un po' eccessivo e, e alimenterà semmai come, come controreazione in Europa quella teoria del complotto che conosciamo bene, secondo cui sarebbero gli americani a voler fare affondare l'euro. Eh, però sul sistema paese non c'è dubbio che l'influenza di una vicenda come questa è molto, è molto importante, molto grave, molto seria, non può essere sottovalutata. Intanto ci saranno delle ricadute economiche. Guardate, il, il business delle crociere era una delle poche cose che andavano abbastanza bene e eh, non c'è dubbio che i turisti americani cercheranno di evitare le navi della costa questo eh, purtroppo è, è un riflesso automatico, immediato che rischia di peggiorare anche per la reazione dell'azienda avete parlato anche dell'aspetto aziendale insomma qui in America un amministratore delegato della costa si sarebbe già dimesso eh, qui esiste un'etica ma sai che in Italia, che con le accountabil accountability problema. Ecco no, qui le dimissioni si praticano e come. I capi comandano, però poi si prendono le responsabilità e, e si dimettono quando. non necessariamente perché hanno sbagliato loro personalmente, ma perché esiste una logica della catena di comando in cui chi sta in alto si dimette anche se un subordinato è sbagliato. Ma Gli azionisti sbagliato. della Costa Crociere eh, sono americani, no? I maggiori azionisti. Sono americani. Sì, sì, sono americani, hanno sede in Florida, si chiama la Carnival Cruises, eh, però loro sono come dire la, la holding capogruppo. Dopodiché la Costa aveva un management eh, prevalentemente italiano, c'erano sì. rimasti anche degli esponenti della famiglia originaria, quindi eh, ahimè la, la vicenda stinge sull'immagine, come, come detto, del sistema Paese Italia. Anche quest'ultimo fatto della liberazione, cioè degli arresti domiciliari, del fatto che sia stato così rapidamente scarcettato insomma qui a New York da dove vi sto parlando io eh, pochi mesi fa eh, abbiamo visto un ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, anzi era ancora in carica come direttore generale del Fondo Monetario Internazionale sbattuto in un carcere di massima sicurezza in un carcere su un'isola vicina a Manhattan dove ci sono eh, spacciatori di droga e, e rapinatori di banche e, 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 e ha dovuto aspettare molto 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 a lungo prima di recuperare la propria eh, libertà eh, limitata agli arresti domiciliari. Cioè anche anche questo aspetto scusami, non Federico, fa Dominic, una bella impressione. Scusami, Dom, Dominique Stroscan, eh, che, di cui tu stai parlando, <ride> poi in verità eh, è stato prosciolto, quindi non è stata una bella pagina neanche né per, per la giustizia più. né per il sistema no, italiano. No, ma... Certo, certo. In più, in più era perfino innocente. Dico però che le, eh, le regole sugli arresti. Uh, trattandosi di una denuncia per stupro uh, imponevano un trattamento molto duro e non c'è stato verso neanche per un uomo della sua potenza neanche per un uomo che si era potuto permettere i più grandi avvocati d'America di sfuggire a uh, alcune settimane in un carcere di massima sicurezza beh forse lì essendo così noto non gli ha giovato la cosa perché poi diventano casi pedagogici Vedo caso eh, Comunque è, il caso, è invece il caso del comandante Schettino che adesso è agli arresti eh, domiciliari. domiciliari. Eh, qui per esempio il magistrato non ha avuto presente proprio la dimensione pedagogica della pena e della magistratura. Sempre nel comportamento di un magistrato c'è dell'insegnamento per il pubblico e qui non ne ha tenuto conto. Bene, grazie. Grazie Federico Rampini, grazie professor De Masi, grazie alle spettatrici e spettatori. E noi, come sempre, ci vediamo domani alle otto e mezzo. Arrivederci.